Loro diversamente da noi è un gruppo consolidato, cioè è già un gruppo che lavora da più anni insieme. Noi anche domenica eravamo della passata stagione, solo due erano in campo titolari e poi dopo sono subentrati alcuni. Quindi loro in questo sono, come dire, non avvantaggiati, ma hanno un qualcosina in più in questo per quanto riguarda la sinergia tra i reparti e tra i vari compagni. Noi abbiamo dalla nostra, come ho detto prima, una squadra di qualità e queste partite spesso sono gli episodi che determinano il risultato. Comunque sia, noi stiamo crescendo rispetto alle prime prestazioni, dove anche la qualità, anche domenica scorsa, negli ultimi 20-25 minuti, la squadra è cresciuta, ha dimostrato carattere in un campo dove penso poche squadre faranno risultato, ha legittimato poi dopo sul finale il risultato. Come ho sempre detto, siamo il Chieti, giochiamo davanti al nostro pubblico, giochiamo in casa e quindi noi dobbiamo innanzitutto far valere il fattore campo, ma ancora di più far capire l'importanza di questa squadra. C'è da fare un plauso in primis alla società, al direttore, perché è stata costruita una squadra importante, la gente viene allo stadio perché sa, conosce i giocatori. Ho sempre detto che Chieti ha parato fine, ha fatto sempre calcio importante, quindi quando sono arrivati i giocatori ha risposto. Io mi auguro che anche domenica ci dia quel supporto e quell'apporto importante, perché noi abbiamo bisogno di loro e ho sempre detto che uniti si può fare, quindi insieme possiamo fare qualcosa di importante. Fallo è un giocatore importante, si è messo subito a disposizione, ha capito l'importanza di questa squadra. Il gruppo lo ha accolto bene, lui si è integrato subito bene. Del resto, quando si parla la stessa lingua, è molto molto più semplice l'inserimento. Lui è un giocatore importante, l'ho già dimostrato in passato e ha molta voglia.